Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete siamo ritornati con Europa Universalis 4, che non ci facevo gameplay veramente da tanto tempo, tipo 6-7 mesi. Poi vi avevo detto il motivo per il semplice fatto che le partite vecchie ormai erano buggate a causa degli aggiornamenti che ci sono stati, quindi l'inserimento di nuove province, cambiamenti delle nazioni, svariate cose che hanno portato problemi. Ora diciamo che in questo momento io riprenderò a giocare Europa Universalis in modo serio, quindi ragazzi, praticamente questa volta, a parte che ho nuovi DLC, quindi praticamente il gioco cambierà totalmente, vedrete cose nuove che tipo non sapete nemmeno che esistevano queste cose. Vabbè ragazzi, senza perderci in chiacchiere, io direi di scegliere la nazione assolutamente. Io direi di farvi vedere alcune cose interessanti in game, ovviamente, però per adesso prendiamo una nazione. Allora, io direi assolutamente vorrei provare a giocare Castiglia, forse vedremo, o Castiglia, che potrebbe essere interessante come aspetto gameplay insieme a lui, che ha molte cose interessanti come nazione, anche se abbastanza complicata si può dire, però dipende, diciamo, dalla situazione che si andrà a vedere. Ok ragazzi, non so, io direi di giocare, provare a giocare Castiglia assolutamente, vedremo cosa riusciamo a fare insieme a lei e ovviamente insieme. Direi di poter startare. Ovviamente metteremo Iron Mod, che in questo caso io non posso usare né trucchi né altro, quindi gameplay non sarà, diciamo, falsificato, insomma. Allora, gameplay lo chiamiamo, ovviamente, c'è il sabotaggio. Così mi ricordo che del gameplay, visto che comunque gioco anche da solo, con il Portogallo, perché il Portogallo è veramente interessante negli ultimi nuovi aggiornamenti che hanno fatto. È veramente cambiato tutto. Bene ragazzi, siamo ritornati qui. Allora ragazzi, assolutamente Castiglia è una superpotenza. Cosa significa questo? Questa è una cosa del DLC nuovo e degli ultimi aggiornamenti che sono usciti. Praticamente Castiglia ha lo scudetto illuminato, sembra tipo illuminato, ovvero perché si trova negli 8 stati più potenti al mondo. Ok, questi sono i stati più potenti attualmente, ovviamente attualmente in questo momento. Quindi significa che nel gioco cambieranno, potrebbe essere che anche io un giorno non sarò più una superpotenza, ma ci saranno altre nazioni. Oppure viceversa, tipo io sono l'ottava ma arrivo seconda e la Francia arriva ultima. Bene ragazzi, come vedete, Castiglia è diventata molto difficile giocarla, nel senso che i rivali sono Aragona, Francia e Inghilterra, ok? Quindi significa che è totalmente isolata dal mondo intero, praticamente tutti i paesi più potenti la odiano, si può dire, diciamo in questo modo. Quindi fin qui ci siamo. Ovviamente Navarra si dovrebbe vassallizzare con Castiglia. Però io vi dico una cosa, è meglio cambiare come metodo. In che senso cambiare metodo? Non è più fattibile farlo vassallo diplomaticamente, perché Aragona potrebbe attaccare Navarra facilmente, mentre tu sei alleato, e potrebbe chiamare addirittura la Francia contro di te se si alleerà con la Francia, ma probabilmente lo farà. Visto che comunque siamo rivali tutti e tre, comunque loro sono, avranno buoni rapporti per il semplice fatto che io sono rivale a loro. Comunque ragazzi, senza perderci in chiacchiere, io direi di iniziare a posizionare le cose. Allora, direi di annullare questo assolutamente perché già abbiamo un re vergognoso. Poi un'altra cosa importante. Comunque ragazzi, vi dico, se vedete un po' il gameplay che ogni tanto dei frame, c'è cioè il calo di frame, non ditemi nulla perché comunque c'è una RAM ancora vecchia e il processore lavora il triplo in questo momento, quindi anche se è una scheda video nuova di 200 euro, tutto quello che volete, la RAM sta rallentando tantissimo il computer in questo momento. Cioè, la scheda video fa il suo lavoro ovviamente, però purtroppo quando inizia a registrare, inizia a giocare, il computer inizia a dire calma, e comunque c'è roba vecchia qua dentro. Ok ragazzi, la Spagna, a differenza degli altri paesi, è abbastanza ricca, perché c'è una miniera d'oro proprio nel suo paese, quindi teoricamente io posso anche inserire gli advisor, ovvero i consiglieri. I consiglieri mi danno la possibilità di avere più punti possibili per aumentare la tecnologia. Ovviamente con la Spagna, visto che abbiamo comunque re veramente scarsi, conviene farlo. Assolutamente io posiziono tutte le truppe qui, iniziamo a fare partire il tempo.
Poi ragazzi, ovviamente DLC danno veramente tante cose. Vedete, Navarro mi ha chiesto l'alleanza. Io sono costretto a declinarla per quella cosa, diciamo, nuova che c'è nel gioco. Allora, assolutamente allearsi con il Portogallo. Portogallo, noi abbiamo sempre avuto buoni rapporti, anche se alleato con un nostro rivale, a lui non gliene frega un tubo. Comunque siamo alleati storici praticamente, Spagna e Portogallo. Ovviamente si parla dell'800 e 900 che erano buoni rapporti. Poi ragazzi, un'altra cosa da vedere, DLC hanno aggiunto nuove cose, ok, anche questa è una cosa aggiunta di due DLC nuovi, in cui mi dice chi accetterebbe la mia alleanza, quindi vi rendete conto quali stati possono accettare la vostra alleanza. Come avete visto ce ne sono un sacco in questo momento e ovviamente conviene. Ok, in questo caso tipo mi conviene anche l'alleanza con te, Clement, anche se sono di religioni diverse non sarà nel, diciamo, il mio interesse di alleanza perché mi servirà per conquistare Granada, perché Granada si allea con Marocco e sicuramente te, Clement, accetterebbe per venire in guerra per conquistare il Marocco, anche se per adesso sono alleati può sembrare svantaggioso come cosa. Comunque io direi iniziare a fare alleanze intelligenti, quindi praticamente chi accettava la mia alleanza, essendo una superpotenza, un sacco di paesi, tra cui Stato Pontificio. Stato Pontificio, ragazzi, l'alleanza si deve fare assolutamente, perché ci dà il vantaggio contro la Francia, perché la Francia e Stato Pontificio non hanno buoni rapporti. Quindi, storicamente, Francia e Stato Pontificio inizialmente non hanno buoni rapporti, come ben si sapeva. Ovviamente, in questo caso i buoni rapporti non c'erano nemmeno tra Castiglia e Ragusa, solo quando c'è stata la morte dei re, c'era l'unico della famiglia reale di Napoli a Ragusa, e Castiglia hanno formato la Spagna insieme e finisce lì la situazione. Per adesso, raga, questo, diciamo, è la parte iniziale del gioco. A me conviene fare alleanze intelligenti, tra cui potrei anche inserire Ragusa, però Ragusa non accetta, Borgogna, scusatemi. Però io direi Borgogna di farci un matrimonio reale, se possibile. No, non accetterebbe, cioè, non ci abbiamo buoni rapporti con questa nazione. Va bene, ragazzi, per adesso possiamo anche lasciar perdere. Anche un altro paese che potrebbe accettare la nostra alleanza, e ci serve, quante alleanze abbiamo? 3 su 4. Vado a Venezia. Ok, Milano. Milano è anche interessante come alleanza. Perché vi dico che è interessante? Perché comunque avere Stato Pontificio e Milano come alleati è ottima come idea. Soprattutto poi fare matrimonio reale con Milano, che è un paese che non ha i re al trono. Quindi significherebbe che alla morte del re, se non ci sono eredi, va uno della mia casata. Ecco, ad esempio, guardate, ha dichiarato guerra a Navarra. Questo mi sarebbe costato tutta la partita, perché ha chiamato direttamente la Francia in guerra. Quindi sarebbe stato veramente un grande disastro questa qui, questa cosa. Quindi teoricamente fare ora ancora il casus belli è una cavolata. È stato questo il cambiamento del gioco che rende un po' più difficile giocabile Castiglia. Perché comunque Aragona attacca subito Navarra, quindi perdi Navarra come vassallo, quindi perdi un territorio. E quindi dà il vantaggio ad Aragona assolutamente. Però, dall'altro canto, ricordatevi, la Castiglia c'è il vantaggio su Aragona e Napoli dell'evento delle casate. Quindi alla morte di tutti della famiglia di Aragona, oppure esce l'evento del gioco, Aragona e Napoli verranno sotto il mio regno, quindi significa che io divento il re di Castiglia, Aragona e Napoli. Questi sarebbero i cambiamenti di Castiglia che ci sono stati nell'ultimo periodo. Se ricordate, la partita di Venezia, chi segue da più tempo dagli altri, avevo fatto una partita con Venezia in cui Castiglia veniva totalmente conquistata, si può dire. E in questo caso verrebbe fatto anche adesso, teoricamente, se uno fa l'alleanza con Navarra. Invece non verrei rotto le palle in questo caso. Quindi praticamente Aragona non sarà nel nostro interesse. Quale sarà l'interesse di Castiglia inizialmente? Ignorate assolutamente Aragona, perché Aragona c'è un'alleanza molto potente, la Francia. Quindi teoricamente attaccare Aragona è totalmente una pazzia in questo caso. Allora, io vi dico sempre di giocarla calma con Castiglia. Inizialmente è inutile pensare alle guerre, pensare a queste cose. Con Castiglia devi pensare a accumulare il denaro, ok? Castiglia può sfruttare una cosa a differenza degli altri, il denaro e i punti per aumentare la tecnologia. Quindi
Se voi ci fate caso, io guadagno ora, mettendo il morale a metà, un sacco di soldi. Questi soldi vanno nel mio, diciamo, nel mio tesoro. Cosa servono i soldi a parte costruire altro? Possiamo fare mercenari, quindi significa che io, se voglio fare un futuro, cioè 500-600, voglio fare una guerra contro Aragona e Francia, ok? E io compro i mercenari, io ho l'esercito uguale a tutti e due messi insieme. Quindi dovete anche pensare a queste cose. Poi un'altra cosa, approfittate di un'altra cosa, di attaccare il Marocco. Perché attaccate il Marocco? Perché attaccando il Marocco voi potete andare in guerra contro Granada direttamente senza aspettare la fine della tregua. Ok? Quindi questo vi dà il vantaggio contro questo paese. Fatto questo, noi tranquillamente possiamo approfittare di conquistare assolutamente subito Granada, che Granada ha delle province molto costose. Se ci fate caso, sono 6 e 12 più 15 development, quindi significa che io aggiungerò quasi 40 nel mio development e salgo di tantissimo tra le nazioni più potenti. Questo va in vantaggio al nostro paese, ovviamente. Essendo Castiglia, dobbiamo fare in modo che noi rimaniamo una superpotenza, tra cui se la può giocare anche Aragona in questo caso, anche se non lo è in questo momento, ma potrebbe diventarlo, diciamo in modo semplice e chiaro. Noi comunque, ho detto, sfruttiamo queste alleanze, siamo alleati con Portogallo, Algeria, chiamiamola Algeria perché sarebbe quello teoricamente, Milano è Stato Pontificio, ok? Perché queste alleanze? Stato Pontificio e Milano accettano la mia alleanza perché comunque sono rivali ad Aragona probabilmente, non hanno buoni rapporti perché Aragona, sia storicamente, non ha mai avuto buoni rapporti con l'Italia, infatti ha rivale Venezia, ha rivale Austria, ha rivale Castiglia e comunque tutti i paesi che si trovano verso il Mar Mediterraneo. Perché questa cosa? Perché Aragona non è una potenza militare, sappiatelo. Potenza militare è Castiglia, che Aragona è più debole a livello militare, ma c'ha la flotta più potente del Mediterraneo, quindi se la gioca contro Venezia, quindi essere rivale a Venezia ti frutta tantissimo, perché comunque siete le due superpotenze del Mar Mediterraneo, e quindi se la gioca quasi alla pari degli Ottomani, anche se gli Ottomani attualmente non hanno una flotta potente, quindi dovete calcolare questa. Invece, per quanto riguarda Castiglia, Castiglia può sembrare una superpotenza, ok? Lo è praticamente a livello di development, cioè a livello di ricchezza, come stato ricco e altro. E a livello buono, non ha né un esercito così potente né una flotta così potente. Diciamo che ha un esercito buono, non troppo forte né troppo debole. Stessa cosa vale per la flotta. Quindi è una superpotenza per quanto riguarda la ricchezza sia di tesoro, perché comunque il development riguarda tutta la provincia, se voi ci fate caso qui ad esempio questo qua racchiude questi punti, ok? Quindi la Spagna in questo caso ha le tasse alla produzione molto alta, cioè molte province hanno, hanno sempre il livello di tasse alto se ci fate caso. Quindi praticamente le province spagnole sono potenti, soprattutto nella tassazione, ma anche nella produzione. Se andiamo a vedere cosa produce il nostro paese, cioè praticamente produce vino, oro, grano, come si chiama? Cavolo, si chiama? Naval supply, cioè supporto navale, praticamente roba per le navi, pesce, lana, seta, cioè no, questo è cotone, no, come cavolo si chiama? Cioè non è la seta, ma sarebbe tessuto, ecco, non mi veniva in mente il ferro, comunque è una nazione che è messa bene, c'ha cioè un sacco di prodotti. E tu devi pensare che noi siamo. Perché stiamo collezionando lì? Noi dobbiamo collezionare nel nostro mercato. Poi ovviamente, come ben sapete, noi abbiamo il mercato nostro. Ok, cosa è successo? Ah, siamo usciti dalle superpotenze, come avevo detto, che sarebbe successo perché ovviamente Aragona ci ha superato. Ovviamente saremo ancora una superpotenza per un po' di tempo. Per altri 5 anni, ogni 5 anni una nazione rimane super, una superpotenza. Poi vabbè, questo qua è sempre un altro DLC in cui ho incluso, cioè tutte e due ce l'ho, ringrazio i miei amici che mi hanno regalato al mio compleanno questi i due DLC, danno dei vantaggi ai paesi, soprattutto a Portogallo. Vi dico sincero, giocare a Portogallo adesso è veramente spettacolare. Qui mi è successo, Madonna, che palle. Direi è meglio questo, sinceramente, che perdere, aumentare l'autonomia nelle province, visto che la Spagna, cioè Castiglia, campa su quello praticamente, sul denaro. Allora ragazzi, io direi di fare il corro assolutamente su Portogallo. Assolutamente dobbiamo stare attenti, perché
ad Aragorn, che comunque deve essere una superpotenza, però non ci attaccherà perché, sapendo che sono alleato con Milano, Stato Pontificio e Portogallo, Aragorn si limiterà ad attaccarmi. Comunque, Castiglia ora, in questo momento, è stato fatto il boss dell'alleanza. Prima era più difficile fare alleanze con altri paesi, invece ora è diventato un po' più semplice. Come avete visto, essendo una superpotenza, grazie a questo DLC, hai più possibilità di fare alleanze, diciamo che una superpotenza è importante, ok? Per esempio io sono Spagna, mettiamo caso sono Spagna, c'è cioè Venezia. Venezia fa in modo che, anche se è il computer, diciamo in modo più sgarbo, leccarti il culo, va bene? Questa sarà la sintesi di tutto ciò. Essere una superpotenza ti farai facilmente persone sotto di te che fanno la corte, insomma, e altre cose. Ovviamente aggiunge anche il fatto di matrimonio reale, tipo ad esempio sai con chi sei sposata. Ad esempio siamo sposati con Maria di Trasmara, un'altra della famiglia alla fine, tipo può essere un cugino oppure cazzo ne so, qualcuno del mio cognome, però è di famiglia molto larga, quindi teoricamente non va nemmeno nel mio sangue, si può dire, e apporta il mio cognome. Attualmente questo è il nostro matrimonio reale. Poi in futuro posso fare altri matrimoni reali in cui legano le famiglie, e ci sono anche gli eventi aggiunti per quanto riguarda queste cose. Infatti è molto figo, che poi farò vedere. Io ora il mio obiettivo è iniziare a fare guerre contro Granada. Dobbiamo approfittare di conquistare e riprendere il potere delle superpotenza. Assolutamente poi ci serve questi territori, perché noi abbiamo l'evento, cioè la missione, che se li conquista ci dà morale alle armi e manpower recovery speed, che credetemi è assolutamente importante. Questo direi di accettarlo, perché abbiamo il nostro consigliere che ci dà meno 2 di un rest, e poi posso cambiare la religione facilmente. Ok, da come avete notato, penso che Granada avrà capito che probabilmente scoppierà una guerra tra i nostri paesi. Anzi, io direi di mettere un po' più velocino, solo per fare il core, almeno per fare la prima battaglia prima che stoppa il gameplay. Comunque, diciamo, vi ho fatto vedere un po' l'introduzione del gioco per farvi capire. Sono passati semplicemente 2 anni fino adesso. Manca poco per attaccare questo paese, cioè attaccare, probabilmente se ne approfitterà tantissimo anche il Portogallo, per la conquista del Marocco. Ovviamente noi facciamo in modo che i territori gli andranno e le faremo felice. Io vorrei prendere Melilla assolutamente, un altro territorio che prenderei a allora direi di abbassare assolutamente la velocità, ragazzi, mettere un attimo pausa, fare le cose in modo coordinato. Allora, io voglio assolutamente Melilla, sarebbe utile per il mio regno, è dichiarare guerra. Che cavolo sto dichiarando guerra? Aspetta, ho la tregua anche con il Marocco. Cosa stai dicendo? Perché prende espansione aggressiva? Perché giustamente viene Granada che mi fa perdere i punti, credo. Oppure perché ancora non avevo fatto il core. Ecco, sono proprio stupido. Allora, ragazzi, allora, andiamo contro due paesi. Teclemen, anche se siamo alleati, viene contro di noi. Non viene nella nostra alleanza, però Marocco, Teclemen contro Portogallo e Castiglia è fattibile, perché Granada scomparirebbe poco e niente, probabilmente. Io direi di andare in guerra, non mi interessa chi abbiamo contro. Sinceramente, sono paesi scarsi. Allora, abbiamo perso l'alleanza, che poteva essere utile, non ha senso che sia alleato al Marocco, perché spesso e volentieri erano rivali, non so perché hanno fatto questa alleanza, giusto per rompere le scatole a me. Allora, mettiamo play, assolutamente. Ok, si può attaccare. Assolutamente dobbiamo attaccare e approfittare di eliminare assolutamente Granada. Ok, sconfitto l'esercito di Granada. Direi di passare l'esercito qui. Allora, le navi. Ok. Ragazzi, la guerra è abbastanza semplice. Sembrava che potevamo perdere, questo è vero, poteva sembrarlo, giustamente. Però non è così, non vi preoccupate. Allora, io devo recuperare un attimo il morale delle navi, che basso, se le metto in mare ci fanno male. Più che altro mi chiedo dove sono le navi portoghesi. Stranamente non ci sono in zona. Cioè c'erano fino adesso, però. Ok, si stanno spostando altrove. Teoricamente dobbiamo fare anche in generale delle navi.
Ok. Abbiamo troppi leader, però purtroppo ragazzi, dobbiamo farlo assolutamente, cioè non possiamo farci nulla. Io direi un attimo, prima che faccia altri soldati, il nostro nemico. Allora, queste truppe andiamo a aiutare il nostro alleato. Qui direi di mantenere un po' la calma. Ok, conquistiamo un attimo quel territorio, poi possiamo, diciamo, spostarci per conquistare Granada assolutamente. Diciamo che per il momento il mio obiettivo sta andando bene, cioè, le cose vanno perfettamente nel modo che vorrei. L'unica cosa, spero che il Portogallo con le sue navi non faccia cazzate, ci faccia perdere la posizione navale, che siamo veramente a un vantaggio di tantissimo. Allora. Ok, adesso abbiamo conquistato questo territorio. Dobbiamo andare a conquistare Granada assolutamente. Allora, ragazzi, so che il gameplay questo qua verrà abbastanza lungo, però se volete vedere le guerre, questo è il rischio, è il salto che dovete fare. Diciamo che per adesso le cose possono andare bene. Poi, anche un'altra cosa, non si fanno più le guerre a cazzo di cane in questo gioco. Anzi, farti conquistare i territori ti portano veramente tanti malus. L'aumento di devastazione, tipo, non mi ricordo come si chiama, aspetta, ve lo ridico. Eh sì, devastazione. Pratica, avere territori occupati o sotto assedio vi darà tantissimi malus. Infatti, combattere ora a caso potrebbe portarvi veramente tante cose negative nel vostro territorio. Praticamente, diciamo che questo. Vabbè, per adesso, perché abbiamo vantaggio contro i nemici, la guerra non dovrebbe durare molto. Teoricamente Te Clemens non vedetelo come nemico, anche se il generale 2 stelle potrebbe farci male. Però vi ricordo che in modo, diciamo, in modo, possiamo gestire la guerra in modo tranquilla, semplicemente perché comunque abbiamo più truppe noi. Ormai Granada non ha più truppe, quindi sono una 27.000 uomini hanno loro, noi abbiamo quasi il doppio, si può dire. Sì, abbiamo il doppio praticamente. Ragazzi, per adesso il Portogallo ovviamente aiutava, gli va in vantaggio perché comunque potrebbe avere territori da parte mia. Ovviamente gli darò tenci che ci servirà avere il blocco del porto qui, visto che saremo per sempre alleati praticamente io e il Portogallo. E ovviamente ricordate, il Portogallo tenetelo stretto come alleato perché è l'unico che vi aiuterà con tutto se stesso, perché comunque lui il fatto che perderà Castiglia andrà contro il suo paese, insomma. Comunque, continuiamo questa guerra. Dovrebbe portare tanto vantaggio per noi. Allora, io direi che possiamo iniziare a spostarci con 12.000 appena finisce questa stacchetta verde. Dai, cavolo, più veloce. Ok, le truppe nemiche si stanno spostando, quindi io posso andare a Melilla. Cosa sbagliano spesso molti giocatori che giocano a questo gioco? Aspettano troppo tempo con Castiglia attaccare il Marocco o altri paesi. Dovete farlo sempre più velocemente possibile. Perché? Perché comunque con Castiglia conquistare già il Marocco lo indebolisci tanto, soprattutto che se è un paese che rimane molto indietro con la tecnologia per i re che fanno leggermente cagare, praticamente. Quindi dovete approfittarne subito di attaccare i paesi nordafricani e conquistarlo. Dobbiamo conquistare Fez per adesso, quindi quelle truppe devono stare ferme. Ok, la flotta del Marocco sta venendo distrutta praticamente. Battaglia è vinta. Speriamo di rubare qualche nave senza che le compro. E infatti abbiamo rubato una nave. Bene, questa cosa va al mio vantaggio, avere una flotta in più. Poi, come vedete, i nemici non attaccano più a caso come prima. A parte che hanno le rivolte, quindi anche ho un motivo per non attaccarmi. Ma il Marocco sta ingaggiando qualche caso.
Ok, sta ingaggiando a caso, penso che voglia. Non ha probabilità di vittoria, quindi è l'unico modo per vincere, anche se è un po' suicidio questa cosa. Vabbè. Uno ci può anche credere di vincere. Vabbè, comunque tale babotto, insomma. Ah, vediamo se riusciamo a fare tanti danni. Infatti abbiamo fatto danni atroci, solo che abbiamo perso anche noi tanto morale. Praticamente direi di spostare le truppe perché sennò va a finire male. Madonna, per conquistare Granada ci sta mettendo anni luce, si può dire. Cioè, vedere quanto sono fighe le skin da vicino. Bellissime le truppe spagnole. A parte che questa è una skin che tengo so tengo co tipo mi escono vicino a DLC a volte delle skin. Anche quelle della Laguna mi sembra che ciò sia. Olè, finalmente è finita sta battaglia. Praticamente noi possiamo togliere Granata da mezzo. Tutte le province sono mie. Perché non accetta? Praticamente posso prendere solo due province. Vabbè, per adesso facciamo così, raga, perché la guerra non è sua e andrebbe giustamente. Anche se mi facciano coalizione di paesi che non erano nel mio interesse. Cioè, alla fine è coalizione di quelli là che stavo in guerra, quindi praticamente sono deboli. Allora, dobbiamo fare i core prima. Dopo cambiamo la religione delle due città. Ovviamente dobbiamo eliminare assolutamente quella religione. Vediamo se Marocco accetta la pace adesso. Sul for peace. Basta che da queste due province. Porco Giuda. Per sbaglio ho selezionato la truppa. Ok, non fa nemmeno nessuna coalizione. Prendiamo quello che vogliamo. Prendo ovviamente i soldi, ragazzi. Vediamo se riesco. Però no, infatti era impossibile. Vai. Olè. Ragazzi, tre province subito. E sono ritornato una superpotenza, ovviamente. Ok, dobbiamo fare i core assolutamente alle province. Ora, ovviamente, siamo una superpotenza, ma ci mancano alcuni punti perché abbiamo appena conquistato i territori. Ora, ovviamente, rimaniamo le truppe nei territori musulmani, perché comunque i musulmani possono ribellarsi. Ok ragazzi, so che questo gameplay verrà un po' laggoso a quanto pare. Troppo. Questo computer devo cambiare ancora un sacco di cose, tra cui RAM, vorrei prendere anche un SSD che è ingiocabile in questo modo. A parte che l'SSD è comodissimo, ti cambia proprio la vita, si può dire. Vabbè ragazzi, io direi di fermarci adesso. So che questo gameplay è corto per un gioco del genere, comunque ci vogliono 30-40 minuti di gameplay di questo gioco. So che praticamente quasi solo gli amanti di strategici li seguiranno, cioè proprio chi li ama davvero seguirà questi gameplay. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi, ciao a tutti!